Il modo migliore per riuscire a risolvere questo problema è usare le inversioni degli accordi cercando di rimanere soltanto fermi in una parte del piano, senza fare salti su e giù con la mano, ok? Quindi ti faccio vedere magari un esempio, guarda. Do diesis minore, per esempio, a partire dalla quinta. La major 7 a partire dalla settima maggiore. Fa diesis minore con la settima a partire dalla nona. E sol diesis alterato a partire dalla settima, vedi? Quindi muovi soltanto un dito e hai questo risultato. Vediamo con backing track. 1, 2, 3, andiamo. Do diesis minore. La major 7. Fa diesis minore. E sol diesis alterato. Vedi? La. Muovi un dito. E sol diesis alterato. Se ti è piaciuto questo tip, seguimi su Instagram e mandami la tua domanda negli stories. Ti aspetto.